ritardo alle notizie dalla Sardegna, iniziando con Sassari Notizie. Antonio Satta offesi ed oltraggiati dal sindaco Nicola Sanna. Finalmente la crisi farsa del comune di Sassari, dice Satta, ha avuto il suo triste epilogo con buona pace del PD che ha raggiunto l'obiettivo di governare la seconda città della Sardegna con un monocolore. Queste sono le parole del segretario dell'Unione Popolare Cristiana dopo appunto la presentazione anche della nuova giunta a Sassari. La nuova Sardegna, c'è l'ok del comune per 1000 posti in più al Palazzo Serradi Migni, il palazzetto dove gioca la Dinamo, uno studio di fattibilità da 4 milioni e mezzo di euro inserito nell'utilizzo dei fondi europei. Jessica, previsti interventi da oltre 1 milione nelle aree di Carbonazzi, Montel Rosello e Latte Dolce. Elio e le storie tese ad Alghero per Capodanno è quanto riporta Alghero.it. Nessuna conferma ufficiale per ora, ma pare che il gruppo musicale milanese sarà il protagonista dei festeggiamenti natalizi in Riviera del Corallo. Elio ed i compagni dovevano già esibirsi lo scorso anno, ma l'accordo era poi sfumato ed era giunto Caparezza. Olbia.it, stagione al top per Olbia, lo dicono i dati ufficiali, a fornirli è stato l'assessore comunale al turismo Marco Vargio. Sono i numeri del sistema informativo di raccolta ed elaborazione dati della regione Sardegna. Rispetto al 2014, nei primi 8 mesi si parla di un 10,5% ed un 9% in più delle presenze. Su cronachenuoresi.it andiamo quindi nel centro Sardegna. Parola d'ordine: fare massaggi per una prestazione particolare al costo di 50-70 euro. È stato scoperto un giro di prostituzione da oltre 200.000 euro annui. Sul nostro illatv.it, il maialetto precotto, ok dal ministero alla vendita, soddisfazione da parte di Copagri, finalmente pari dignità ai sardi, dice l'associazione. Gli imprenditori suinicoli aspettano ancora via libera per i prodotti stagionati. Sulla prima pagina della provincia del Sulcis Iglesiente, quindi appunto qui siamo nel sud Sardegna, venerdì a 30 anni dalla storica visita di Papa Giovanni Paolo II ad Iglesias, la diocesi inaugurerà una lapide a Monteponi. Ci spostiamo su Cagliari Pad, in primo piano spese pazze, Barracciu si è dimessa, uscirò a testa alta, e ancora rinviata a giudizio, questo è il motivo delle sue dimissioni. Poi c'è Matteo Renzi, non ho chiesto dimissioni a Barracciu ma apprezzo. E infine andiamo sulla prima pagina dell'Unione Sarda.it, redditi, Cagliari il comune più ricco segue Selargius, Bidoni i più poveri, nella top 10 dei 10 comuni sardi col più alto reddito, 5 si trovano in provincia di Cagliari. La maggior parte dei 10 comuni più poveri in provincia sono quelli di Oristano. Con questo è tutto.